Domenica 2 dicembre 2012 nelle cantine di Porta Caracosta, le cantine verdi di Cerretto Guidi, dove ha sede la contrada del comune di Cerretto Guidi, si inaugura una mostra prenatalizia dal titolo Natale con l'arte, la curata Claudio Caioli, che del gruppo di artisti di Cerreto è un po' il leader, il portavoce e il punto di riferimento, e sarà lui a presentarci le quattro personali che si stanno per inaugurare. Anzi, come potete vedere fin da ora dalle immagini in insert, è stata proprio l'assessore Valentina Picchi del comune di Cerreto pochi minuti fa a tagliare il nastro tricolore e a dichiarare ufficialmente aperta questa mostra, dei cui orari di visita ci parlerà poi nel suo intervento Claudio. Intanto Valentina deve invitare i nostri telespettatori a venire a visitare questa mostra, e non solo questa mostra, perché fervono i preparativi per le feste natalizie anche a Cerreto, come in tante altre località della nostra penisola. Sicuramente con molto piacere vi invito a venire a Cerreto Guidi nel prossimo mese, le occasioni saranno davvero tantissime, di vario tipo. Naturalmente un posto di primo riguardo ce l'ha appunto questa mostra, che sarà continuativa fino al 6 di gennaio, ma avrete anche tante altre possibilità di un livello culturale direi buono, con i concerti di Natale la domenica prima di Natale e un concerto il 6 gennaio di una qualità sicuramente molto molto elevata, con Pier Narciso Masi e il suo pianoforte all'interno della Pieve di San Leonardo. Claudio Caioli, velocemente presentiamo gli artisti ricordando che le loro personali sono ospitate in altrettante nicchie di questa splendida cantina Verdi. Una parte della cantina è riservata a una serie di presepi, e quindi chi verrà a visitare le mostre d'arte potrà accedere gratuitamente alla visita anche dei presepi. Dunque, la mostra si intitola Natale con l'arte e sarà aperta da oggi 2 dicembre fino al 6 gennaio, con orari sabato, sarà aperta solo il sabato e la domenica, e festivi negli orari dalle 17 fino alle 23. Espongono Emanuele Corsi, che è il pittore che ha concluso l'opera che si trova a Santa Liberata sulla vita di Santa... Ricordiamo, la Santa Liberata è la patrona di Cerreto, alla quale ogni anno nel giorno della ricorrenza gli artisti cerretesi e quelli invitati dagli artisti cerretesi tributano un omaggio. Un omaggio, esatto. E poi gli altri pittori sono Vera Martino, Ugo Martino e Gianfranco Rusconi. Beh, ora vi presenteremo, anzi ciascuno di loro presenterà ai nostri telespettatori le proprie opere, invitandoli ovviamente a venire a visitare la mostra, cosa che ribadiamo dopo l'appello, l'invito dell'assessore Valentina Picchi e di Claudio Caioli. Giovane pittore fiorentino Emanuele Corsi ci presenterà le sue opere, che sono abbinate, collegate con le poesie di Niccolò Andrea Lisetti, poeta fiorentino, e chiediamo subito se è la prima volta che proponete ai visitatori questo abbinamento oppure è un abbinamento che si ripete ormai da tempo. Sì, esattamente, è la prima volta che proviamo questa formula mista di pittura e poesia. Proprio anche perché spesso i quadri necessitano spesso di una sorta di spiegazione che secondo noi non può essere data a parole, e la poesia probabilmente è il mezzo che si avvicina di più per poter spiegare. Voi siete conosciuti solo in questo frangente oppure la vostra amicizia risale sì, qualche tempo prima? Sì, no, noi ci conosciamo da quando eravamo bambini. E da quando poi lui ha iniziato a dipingere e io ho iniziato a scrivere poesie, diciamo che ci siamo resi conto che avevamo anche una forte stima reciproca per quello che l'altro faceva. Le tue poesie nascono in maniera autonoma, non sulla scia della visione dei quadri di Emanuele. Allora, in questo caso quasi tutte le mie poesie sono state scritte dopo che Emanuele ha realizzato i dipinti. Allora, questa mostra intanto è un piccolo percorso, cioè parte esattamente dalle mie origini. Io ho dipinto tanti anni in campo esclusivamente decorativo, e quindi inizia proprio la mostra con un affresco, una grottesca che si lega proprio anche alla nostra storia fiorentina.
e però già in questa grottesca c'è questa figura, questo volto al centro che bene o male è un po' modificato, però è il mio autoritratto, da lì la passione per i ritratti. E quindi l'hai sviluppata poi ovviamente abbandonando il grottesco, perché questi non sono grotteschi ma sono direi espressionisti, possiamo citarli così. Benissimo, noi abbiamo poco tempo a disposizione perché ci sono altre tre mostre personali da presentare, però vi abbiamo per la prima volta proposto le opere di Emanuele Corsi, un giovane talento fiorentino che speriamo da oggi di seguire spesso e speriamo anche in altri contesti, magari poetici, di poter incontrare ancora Niccolò Andrea Lisetti, che ha affiancato e affiancherà per tutta la durata della mostra le sue poesie alle opere di Emanuele Corsi. Vi presentiamo ora Gianfranco Rusconi, originario di Soncino, un paese che si trova in provincia di Cremona, vicino al confine con Brescia, e però dal 79 ormai radicato nella nostra regione, nella provincia di Pisa, in particolare a San Romano, e proprio lì è nata la tua, ha cominciato a maturare la tua arte. La voglia di dipingere, perché io ho sempre dipinto da 13 anni, ho cominciato con una scuola dove ho imparato a fare gli affreschi, a fare i restauri, poi facevo ricerca, avevo un gruppo, poi mi sono stufato e ho smesso. Poi sono andato a stare in Toscana, come ho avuto 10 minuti di tempo, ho cominciato a fare i disegni. Infatti si vede che sono i primi su cartone, i pastelli sono diversi, mentre quelli sulla Masonite i pastelli sono buoni perché sono acquarellabili, puoi fare le sfumature e io mi diverto facendo questa roba qui. Quindi in questa mostra c'è un po' il tuo percorso, sì, una mio sintesi, percorso, sì, una sintesi di questi oltre 30 anni. Sì, quello sì. I tuoi soggetti dove li vai a scovare? Che ho preso ispirazione è stato questo qui, che c'è stato quando c'è stato l'omicidio di una donna che l'hanno buttato poi giù dal ponte a Roma, che rappresenta la violenza. Sugli altri questo qui rappresenta la pace, però ce n'è uno laggiù, quello là più scuro, che indica la guerra, perché ci sono gli armigeri che si ammazzano, è tutto buio, mentre qui c'è un po' di luce. Grazie. Grazie e tanti auguri. Grazie per questa mostra. Concludiamo la presentazione degli artisti con la personale di Vera Martino, pittrice empolese, ma lo sentirete ora dalla sua pronuncia, ovviamente non di origine toscana, bensì... Arrivo da Mondesano moltissimi anni fa per ragioni di studio e poi di lavoro, in provincia di Salerno. Lei da quanti anni risiede nella nostra... Dal lontanissimo 1979. Ha influito sulla sua forma di espressione artistica il contatto con la Toscana, con una città d'arte? Credo che anche come Firenze. Firenze, la Toscana, il luogo dove si vive, influisce inconsciamente, sicuramente, certo. Allora, lei ci può presentare i suoi quadri, visto che è la prima volta che lo ospitiamo nella nostra rubrica? La ringrazio. Allora, qui sono i vortici delle onde marine, che io amo il mare e paragono il mare e l'acqua alla vita. La vita ci riserva a volte tanti dolori, tante burrasche, ma anche poi si rasserena. Qualche bonaccia. Qualche bonaccia. Questo è sempre il tema della vita, noi come esseri umani travolti sia dalle gioie sia dall'errore, le passioni in genere. Mi sembra che questo quadro alle sue spalle voglia denotare la stessa. Allora, noi le vogliamo chiedere anche di presentare ai nostri telespettatori i quadri ospitati in questa nicchia delle cantine verdi del pittore Ugo Martino, che è il fratello della signora Vera, che però attualmente è a Montesano in provincia di Salerno, però ha mandato tre opere che gentilmente la sorella ha voluto esporre a fianco alle sue. Quindi lei ha il compito anche di presentare suo fratello e i quadri ai nostri telespettatori. Ugo, mio fratello, è una persona sensibilissima, ama l'arte, è una vita che si dedica all'arte,
anche se apprezzato in Italia e all'estero, è stato protagonista e invitato all'ultima mostra che hanno fatto a Roma di arte contemporanea. È stato uno dei pochi artisti campani ad essere invitato, questo gli ha dato gratificazione ed è questo che gratifica un artista per andare avanti e continuare, perché il mondo della pittura, come le sa, oggi non è fatto più da mecenati ma da commercianti d'arte. E quindi è molto difficile resistere, diciamo. Sì, veramente ha avuto gratificazioni veramente a livello nazionale e internazionale. Orgogliosi di poterlo proporre ai nostri telespettatori. Concludiamo il servizio da Cerreto Guidi ricordandovi che all'interno delle Cantine Verdi, sede della Contrada Porta Caracosta di Cerreto appunto, si è inaugurata domenica 2 dicembre una mostra dal titolo Natale con l'arte, che comprende le mostre personali del pittore Emanuele Corsi di Firenze, di Vera Martino e di suo fratello Ugo, che sono di Montesano in provincia di Salerno, ma Vera vive ormai da oltre 30 anni a Empoli, e Gianfranco Rusconi, anch'egli proveniente da un'altra regione, da Soncino in provincia di Cremona in Lombardia, attualmente però anche lui da oltre 30 anni risiede a San Romano in provincia di Pisa. Le mostre sono state curate da Claudio Caioli per conto del Porta Caracosta, saranno aperte al pubblico con ingresso libero fino al prossimo 6 gennaio, tutti fine settimana e gli altri giorni festivi dalle 17 fino alle ore 23.